noi uno che io vorrei definire il vero creativo, l'unico della Golden Age, l'unico creativo internazionale che ha prodotto la pubblicità italiana. Ci sono stati grandi creativi, anzi senz'altro un paio, che hanno frequentato le scene internazionali, Franco Moretti, Gavino Sanna naturalmente, ma chi ha giocato e continua a giocare su due tavoli con grande successo è Alberto Paccari. Lui lavorava in BBDO insieme a me e a un certo punto disse: Lele, non ce la faccio più, vaffanculo l'Italia, bip, e io vado in America. Dice: cosa cazzo vai in America? Vai a fare in America? No, io vado in America, vado in America. Io ho fatto una fame nera, mai fatta in vita mia, cioè avevo parenti che venivano ogni tre mesi a pregarmi di tornare indietro. Tra l'altro mi aveva giustamente lasciato la mia fidanzata, questo è stato. Giustamente ti aveva lasciato. Sì, giustissimamente. Sono arrivato là, Jeff che è come un cretino con la borsetta così, con tot di soldi di risparmio che avevo fatto, e sono andato a presentarmi. Questo è nell'82. Dove ti sei alloggiato? Guarda, all'inizio ho fatto di tutto. Cominciavo a selezionare le padrone dei gatti tra quelle che facevano pubblicità. Perché ho detto: portavi fuori i gatti dei pubblicitari? Delle pubblicità che devo dire, magari andavano in vacanze, in America fanno vacanze corte. E io stavo lì a dormire, portavo il gatto, tenevo il gatto, io ero magrissimo, ero 68 kg che non sono mai più stato, ero veramente peso forma. E così ho cominciato le interviste. Non fregavo un cazzo nessuno, non sapevano nemmeno che in Italia si faceva pubblicità. Fai conto che Shahed Day, Jay Shahed, il famoso pubblicitario, l'ho chiamato 108 volte. Alla 108esima volta mi risponde e mi fa, con la sua voce che è un po' simile alla tua, dice: who's this? E io gli dico: hi, this is Alberto Paccari. E gli fa: what? Is this the bank? E io dico: no, che bank? Lui credeva che era la sua banca, per quello era alzato il telefono. Ma hai conosciuto quindi anche il mio sodia? E come no, è come Liclau, l'ho visto, sì, ho fatto anche un freelance con lui a Los Angeles. Senti, ma c'è un aneddoto tuo eccezionale, che mi hanno detto che tu una volta hai vomitato su chi? Helmut Krohn. Hai vomitato su Helmut Krohn. Guarda che poche persone al mondo riescono, possono dire, esatto, possono vantare una figuraccia. Eravamo a una mostra di Armando che fece a New York e io avevo fatto due mesi in D&B&B e avevo intravisto Helmut Krohn. E io comprai un frac di seconda mano per 3 lire, bellissimo, fatto da un sarto newyorkese negli anni 20 che mi andava, naturalmente ero magrissimo, mi andava perfetto. Lui beveva, lui continuava a versarmi, beveva a versarmi. A un certo punto ho cominciato a, ho detto: oddio, ero lì con lui, me lo ricordo, lui era qua, così parlavamo di graphic design. A un certo punto è venuto un conato di vomito, allucinante, scusate, lo dico, la bravura è stata quella di deviarlo, perché è stato veramente istantaneo. Gli ho vomitato su scarpa e canzone. Ma tu sei a un certo punto diventato quello che ha fatto la più bella campagna del Mulino Bianco della storia. Beh, abbiamo girato credo 80 film, diciamo i belli sono 3 e li ha girati Tarsini. E tra l'altro uno di questi è stato selezionato dal Louvre, quindi bella soddisfazione, anche se naturalmente non mi hanno messo il mio nome, ma va bene, facciamo nomi, neanche il mio. Comunque là, se vai al Louvre, Art Decorative, c'è il Mulino Bianco Venezia. Nel maggio dell'85 ricevo una telefonata da Armando, mi dice: vorrei, cosa ne dici? Ho saputo che sei lì da un bel po', sei americano, però apriamo un'agenzia in Italia. Io mi ricordo, lavoravo per Ogilvy, in America. Abbiamo aperto questa agenzia e io mi ricordo dissi subito: guarda, per un anno facciamo pure i clienti italiani che ci sono qua da fare, però dobbiamo, se vogliamo avere successo bisogna lavorare con gli americani. La grande sorpresa è quella di aver trovato diversi italiani ultimamente che hanno fatto un percorso completamente diverso dal mio, sono arrivati addirittura dalla Germania, tipo Jacopo Biorcio, che è un bravissimo creativo giovane che lavora in Saatchi adesso e ha vinto
decine di premi a Cannes, anche Anna Andreis, che adesso fa la stratega in McCann. Mi ricordo che per Vogue Germania, una lunga storia, volli coinvolgere insieme a Donna Jordan, che non so se vi ricordate, era la famoso il di dietro di Jesus Christ, coinvolgemmo per Vogue Germania Andy Warhol per fare una campagna, per fare un 30 pagine di Vogue Germania, e lui lo andammo a intervistare. E lui disse: sì, l'unica cosa, io faccio l'art director attualmente, l'unica cosa mi ha detto: se è l'art director la faccio. E io gli ho detto: ok, no problem. Un'altra cosa interessante, ho lavorato con David Bailey, e David Bailey mi chiama alle 8 della mattina, e appena inizio a parlargli suona il telefono, era Keith Richards, alle 8 e 10 del mattino. Ed McCabe, vi ricordate? Sì, il più grande sì. Copyright, uno dei più grandi copyright, quello che veniva sempre i titoli, secondo lui doveva esserci come se tu dicessi cazzo. Decido di chiamare Irving Penn per fare una foto di un Longines, una macchina, un orologio così, e il signor Penn, gentilissimo, mi dice al telefono: signor Baccari, le mando il mio rappresentante. Non mi dice né sì né no, dico certo, certo. Boom. Pomeriggio arriva il rappresentante che sembrava un lord, mi dice: il signor Penn non ha mai fotografato e mai fotografa orologi. Thank you very much. Ma io volevo chiederti, in queste tue trasvolate, se non hai mai avuto qualche avventura erotica, cioè se tu hai commesso, allora, soltanto sognando magari, ma ti è successo? Allora, un giorno, lavorando per IBM, al ritorno da Londra, su un Concorde, mi ricordo che entrava una famiglia che era composta da marito, moglie, tre bambini e due tatte. Io naturalmente ho detto, sapendo cosa ho pagato io il biglietto, cazzo, che lì ha speso 100.000 dollari per portare tutta sta roba. Dopo questo ragionamento mi accorgo che la moglie era di una bellezza incredibile e doveva sedersi accanto a me, scomodissima, perché il Concorde era una roba, cioè, proprio militare, terribile. Ecco, lì mi ricordo che non ho sognato, ma ho guardato il più possibile, l'ho guardata da art director, ma l'ho guardata nei minimi particolari. Chi credi di... pensi di essere? Chi ti credi di essere? Chi mi credo di essere? Puoi anche dire, te lo dirò la prossima volta. No, mi piace il bello, mi piace il bello.